Benvenuti a tutti, oggi live molto importante perché iniziamo a parlare di un percorso che ha praticamente cambiato la storia dell'animazione giapponese e per fare questo naturalmente come sempre chiamiamo il nostro Gualtierone, eccolo qua, ciao Gualtiero, come Saluti a tutti, stai? saluti soprattutto a questo di Tatsuya. Tatsuya questo porta il nickname di uno dei miei personaggi preferiti, di uno dei miei manga preferiti, di uno dei miei mangaka preferiti, ovvero Adachimitsu Tachi, protagonista. Eravamo arrivati, diciamo, alle cose di Takahata Isao, non Ghibli. Quindi prima del Ghibli, cosa ha fatto Takahata Isao? Questo. Dobbiamo fare un salto indietro perché Miyazaki Hayao non comincia con lo Studio Ghibli. Potremmo dire che lo Studio Ghibli è stata la creatura di Miyazaki Hayao che pervicacemente voleva continuare a fare le cose a modo suo. Per capire questo modo, cioè qual era questo modo suo, al di là delle banalità che tutti possono capire, perché Miyazaki Hayao è un regista di animazione animatore, quindi molto artigiano, no? Però bisogna tornare indietro a quell'epoca della Toei Doga, di cui avevamo parlato quando abbiamo parlato dei natali di Takahata Isao come regista. Certo, nel primo episodio di questa serie trovate la Toei Doga, assolutamente. Allora, in realtà, se vogliamo proprio fare ma poco poco di biografia, Miyazaki Hayao, come abbiamo detto, è di circa 5 anni più giovane di Takahata Isao. Questo significa che Miyazaki Hayao la guerra l'ha vista di strisce, nel senso che era piccolo. Ora, sicuramente tu, io, chi ci segue, concorderebbe nel dire che se si parla dei 10-12 anni, è già un'epoca di cui qualche ricordo lo si ha, Certo. anche abbastanza lucido. Si parla di 5-6 anni, proprio Ci possono essere dei flash proprio, delle poco. Ma fotografie, delle istantanee che ti ricordi. questa è più o meno la differenza che c'è nell'esperienza bellica, cioè sotto la guerra di Takahata Isao e di Miyazaki Hayao. Miyazaki Hayao durante la guerra era un bambino. Ovviamente ha dei ricordi, dei flash anche forti, anche tragici, potremmo dire. Chiaro. Ma stando a quello che della sua biografia è stato ufficialmente pubblicato, io ovviamente non mi affido a rumors, ma proprio no, anche poco tragici, perché essenzialmente Miyazaki Hayao in guerra, per quanto la guerra sia brutta per tutti, potremmo dire che era uno di quelli che se la passava meno peggio, perché essenzialmente suo zio aveva un'azienda di parti meccaniche per la quale lavorava anche suo padre, e come sempre accade in realtà nei periodi di guerra degli stati belligeranti, quasi tutta l'industria pesante viene requisita Per la dall'industria bellica. guerra, certo. Però non è che viene requisita nel senso che viene sequestrata e non ti pagano. No, no. Anzi. Quindi essenzialmente questa cosa che sto per dire è forse un po' forte, però secondo me rende bene l'idea. Potremmo dire, col senno di poi, e torniamo a quello che dicevi tu, che è come se Miyazaki Hayao fosse un seita a cui è andata bene, a cui non sono morti i genitori. Cioè, né la tomba delle lucciole, e anche nella vita dell'autore, Osaka Akiyuki, seita resta orfano. Di fatto resta orfano prima di madre e poi a posteriori saprà che anche il padre è morto in guerra. È una tragedia obiettiva restare orfani, no? Nel senso, poi si possono fare giudizi e dietrologie, ma Saita resta orfano. Chiaro. Miyazaki Hayao non subì questa tragedia, anzi, Miyazaki Hayao ha litigato parecchio col suo passato e soprattutto con suo rapporto col suo papà e il suo ricordo, no? Si potrebbe persino dire che un film come Si alza il vento, che è attualmente l'ultimo film di Miyazaki Hayao finché non uscirà il prossimo, che ormai a breve, sembra quasi che Miyazaki Hayao voglia riconsiderare l'epoca di suo padre, perché l'epoca che ritratta in Si alza il vento non è l'epoca di Miyazaki Hayao bambino. Prima. Allora, Miyazaki Hayao, in quel documentario di cui abbiamo parlato spesso, Il regno dei sogni e della follia, e stava facendo Si alza il vento, e lui lo dice, e alla fine essenzialmente mio padre metteva il pane sulla tavola, la nostra famiglia guadagnava barche di soldi, tra virgolette, in epoca bellica avevamo persino il cioccolato, ma io da ragazzino litigavo con mio padre dicendo: ah, ma tu sei un collaborazionista. È interessante perché penso che nella vita di ciascuno di noi ci sia una giovinezza, un'adultità, una vecchiaia, e anche la riconsiderazione delle cose cambia a seconda dell'età, no? Comunque, da ragazzino, a quanto abbiamo capito, Miyazaki Hayao era molto, come si può dire, un figlio di mamma, nel senso che è stato molto cresciuto dalla madre, come tipico della sua generazione, una madre a cui è stato molto legato, tant'è che quando fece Ponyo, che è il film precedente a Si alza il vento, lui ha messo tutte queste donne anziane, ma già da Howl, che è il film prima di Ponyo, perché stava proprio pensando a sua madre anziana.
Tra l'altro, se non sbaglio, era stato anche spesso malata sua madre, avevo letto, e lui quindi si era attaccato ancora di più. Allora, c'è una, adesso te la racconto, potrei dare tanti fatti. Per esempio, in Totoro, che tu hai citato, ci sono dichiaratamente, come al solito, non sono rumors, ci sono molte memorie di Miyazaki Hayao. Per esempio, quando all'inizio la famiglia si sta spostando su quel tre ruote, quello è un ricordo di guerra di Miyazaki Hayao, quando il padre non prese sul tre ruote con cui era qua, madre, un bambino che chiedeva aiuto. D'altro canto, la mamma malata, essenzialmente di una forma respiratoria tipo Tisi, è una questione della mamma di Miyazaki Hayao che era malata. Ci sono tutte queste cose, come spesso accade nell'opera degli autori, no? Ci mettono, cioè, perché alcuni autori riescono a fare delle opere così vive? Perché hanno messo un pezzo? Sono ricordi veri, comunque. Alla fine è anche Takata con La tomba delle lucciole, nonostante venga da un romanzo, nonostante sia il romanzo l'autobiografia di un'altra persona, ci sono ricordi anche suoi, cioè che si riescano. Poi l'abbiamo saputo dopo, cioè lui lo raccontò molto 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 dopo, come era tipico di lui, che dicevamo una persona molto molto riservata. Comunque Miyazaki Hayao fa la scuola, si laurea, no, fa ordine alla scuola superiore, poi sta un anno in giro, si prende un anno sabbatico, cosa che oggi non sembra niente di che, però tu capisci che in quel dopoguerra giapponese, che era fervente di ricostruzione, lavoro, il fatto che uno si prende un anno e non fa nulla. Mi piacevano i manga. Infatti Miyazaki Hayao voleva fare il mangaka. Questo l'avevamo già anticipato. In realtà il secondo episodio dei nostri, mio caro Kirio, è un po' basato su un mio programma che si chiamava Takata Isao, dal manga all'anime, al singolare, perché come se una forma espressiva, no? Cioè, Takata Isao, come abbiamo detto, è un po' quello che ha trasformato i film a cartoni, manga Ega, in quello che oggi noi chiamiamo anime. Una questione stilistica, quindi dal manga agli anime. Invece, Miyazaki Hayao, l'incontro di oggi, io l'avevo chiamato un po' Miyazaki Hayao dai manga agli anime, perché lui voleva fare manga e poi ha fatto anime. E voleva fare manga, allora lui, Miyazaki Hayao, non è proprio coetaneo, è un po' più giovane di Tezuka-san, però da piccolo, dato che Tezuka-san ha cominciato a fare manga quando era giovane. È molto giovane, sì. Lui leggeva Tezuka-san, però non gli piaceva tanto. A lui piacevano più queste cose un po' più occidentali. Gli piaceva soprattutto un manga che si chiama Sabaku no Mao, dell'autore, me lo sono appuntato, Fukushima Tetsuji. Fukushima Tetsuji, Sabaku no Mao. Sabaku è il genere. Mao, sai che O è il kanji di sovrano. Ma è il kanji di maligno. Mao sarebbe o il signore del male, però è anche quello che noi chiamiamo il genio del deserto. Ok. Il Sabaku no Mao è essenzialmente il genio del deserto, nel senso, inteso comunque come uno stregone, qualcuno che fa magie, è inteso qualcosa di maligno. È una parola magia, strega, di base è inteso qualcosa tradizionalmente di maligno. E a me piaceva soprattutto questo manga di avventura. Cioè, rispetto a Tezuka-san, aveva basato molto il suo stile su dei canoni fanciulleschi, il disegno che è un po' Bambi, un po' Betty Boop, occhi grandi, teste grandi, commedia anche. Questo tipo di manga che piacevano a Miyazaki Hayao sono molto più maturi. Sì. Quindi erano molto più a delle graphic novel. Tant'è che spesse volte invece che i balloon c'erano le didascalie sotto. Un po' come gli Acabon, cioè tu che sì, sì, anche i romanzi illustrati, gli Acabon, che erano già così, esatto, all'inizio. Diciamo che è vero che i manga come sono oggi in qualche modo sono stati, dico inventati, ma fortemente segnati da Tezuka-san. Ma non è che prima non si disegnasse in Giappone, non è che prima non si disegnasse anche per l'intrattenimento dei ragazzini. Si faceva con un altro stile. Ok, allora, Miyazaki Hayao amava più questo stile, gli piaceva anche, poi va all'università, conosce anche un po' di fumetto franco-belga, comunque roba europea. Diciamo che la mia sensazione è una mia sensazione, mi sono anche confrontato con dei giapponesi ovviamente, anche professori, ma è una mia sensazione, è che nella mentalità tradizionale giapponese, America uguale business, Europa uguale cultura. Decisamente. Se tu vuoi fare come posso dire, quello con un po' di puzzetta sotto il naso, non puoi dire che ti piacciono i fumetti americani, tutto è troppo banale. Se ti piacciono i fumetti francesi, sei già più corto. Comunque, Miyazaki Hayao, come abbiamo detto, ha un'epifania
quando vede il primo film animato a colori del Giappone, ovvero quel Haku da dentro, la leggenda del serpente bianco. Miyazaki Hayao racconta che torna a casa, piange a letto perché era stato emozionato completamente, e quindi decide che no, non farà più il mangaka, farà l'animatore. L'animatore. Non il regista, quindi. Io credo, però, anche perché ho letto alcune, sono sempre documenti di Miyazaki Hayao, che il confine fosse un tempo molto più sfumato. Cioè oggi l'animazione è un mondo molto strutturato, quindi tu hai il regista, lo storyboarder, l'autore di disegni principali, occhiate, l'interpretatore, certo, i lettori fondali, tutti quelli. Però ai tempi l'animatore era un artigiano, siamo in epoca quasi pioneristica in Giappone. Sì, esatto, cioè è una cosa che stava nascendo all'epoca, quindi non poteva essere definita come oggi. Quindi per cui lui si unisce, entra in Toridoka l'anno dopo di Takahata, ed è l'ultimo anno di assunzioni vere e proprie di Toridoka, e ovviamente inizia a fare l'intercalatore, proprio inizia dal gradino più basso. Tempo. Anche perché non aveva esperienza precedente, cioè lui aveva studiato qualcosa che aveva a che fare con l'economia all'università, quindi non è che dici hai fatto la scuola di manga, non esistevano queste cose. Il massimo era il club di letteratura per l'infanzia, che mi avevi detto. Appunto, è un club di letteratura, quindi tu per passione hai disegnato, hai anche copiato tutti i disegni del mondo, però sì, alla fine entri in un'azienda strutturata e ti dicono fai questo e tu lo fai. Certo. Ovviamente ti correggevano i disegni, quello che... Secondo me forte Miyazaki Hayao del suo grande talento e della sua capacità bestiale di lavorare a una quantità spaventosa, chiaramente inizia subito, tra virgolette, a salire i gradini, no? Allora anche lui lavora come Takahata in quelle prime serie animate della Toei che inseguono quei disegni non animati di Tezuka tipo Atom, no? Tezuka aveva fatto Atom, allora la Toei fece Okami Shonen Ken, il ragazzo lupo, anche quello quasi non animato. Miyazaki, e questo è per lui come per tutti un punto di svolta, lavora a quel primo film di Takahata, di Sao, che è Holes no Dai Boke, Paio no Oji, la grande avventura di Holes, il principe del sole. Questo è divertente perché a quei tempi Miyazaki, per giovane che era, parliamo di una persona, forse ancora ai suoi 20 anni, sì, era già così bravo, così volenteroso, così proattivo, come si dice oggi, che devono inventarsi un ruolo per lui. Perché in teoria lui era ancora un animatore, però faceva così tanto che a un certo punto dice sì, vabbè, ma nei credits non possiamo creditarlo solo come animatore. Come lo creditiamo? Si sono inventati un ruolo. E il ruolo è essenzialmente la impostazione delle scene. Molto vago, molto generico. Tanto che dovettero inventarsi questo ruolo. Questo è molto interessante perché per chi conosce un po' come funziona l'animazione, questo ci fa capire come Takahata e Miyazaki hanno incominciato a dare un'impronta a tutto il settore. In teoria tu fai l'animazione e l'animazione si dovrebbe fare così. Tu hai un soggetto, testo, la storia. Da questo oggetto fai una sceneggiatura. È ancora testuale. La sceneggiatura, cioè la descrizione delle scene, tipo Kirio Manson entra nella sua stanza, dice, accipicchia, sono in ritardo, c'è la battuta, poi sale Kirio Manson, accende il microfono, ok. E questa è la sceneggiatura. Poi la sceneggiatura diventa quella che in giapponese si chiama Ekonte, che è essenzialmente una versione verticale di quello che in occidente si chiama storyboard, però un po' più dettagliato dello storyboard, perché nell'Ekonte c'è le immagini come se fosse una pellicola e a lato le battute. Quindi un po', c'è già quasi la temporizzazione, quindi quanto durerà ogni schermo. I cut, gli stacchi, sai, sì, da un taglio all'altro, per cut. Ok, a questo punto in teoria tu hai la sceneggiatura illustrata, diciamo, è Conte. Conte viene da continuità, no? In francese, se non mi sbaglio. A questo punto il film viene diviso in scene e in cut che vengono affidate ai vari disegnatori principali, quelli che fanno i Genga, ovvero i disegni originali, quelli che vengono anche chiamati keyframes e bla bla bla. In realtà in giapponese si chiamano disegni originali perché sono fatti sul nulla. Cioè in qualche modo sono la visione che l'animatore a cui è stato affidato quel cut ha di quella scena per come è abbozzata nella sceneggiatura illustrata. Quindi tu capisci che ciascun animatore ci mette molto del suo. Certo. Gli appassionati di animazione in senso proprio di disegno sanno riconoscere i disegnatori principali in base allo stile che mettono nelle animazioni. Taluni si sono inventati delle cose che poi sono diventate patrimonio comune del settore. Viene in mente Kanada Yasunori,
famoso animatore, ce ne io sono penso stati tanti. Anche a Shingo Araki, ad esempio, che era riconosciutissimo. Ce ne sono ancora di animatori straordinari che in qualche modo inventano delle soluzioni, no? È solo di recente che io ho capito, sai, questa è una cosa buffa, sai perché tutti dicono, ah, perché le palle si ovalizzano quando vanno veloci nei cartoni dei giapponesi, no? E l'ho scoperto perché, questo l'ho scoperto l'anno scorso, nel baseball, quando tu lanci, il lanciatore fa un lancio molto buono, lo spin che impegna la palla su se stessa fa da, dal punto di vista del battitore che deve batterla, l'effetto che la palla si espanda, si estenda su una linea, genobiru in giapponese, quindi se, ovviamente è più difficile da battere, quindi se il lanciatore è molto bravo avrà questo effetto. Quindi secondo me, dato che il Giappone è lo sport nazionale del baseball, questa cosa è stata proprio esagerata. Ti ricordi nella pallavolo c'erano anche le palle che si deformavano, diventava... Sì, sì, anche in Captain Tsubasa, ma non mi ricordavo che diventassero addirittura 8 come se fossero di plastica. Ma sì, sì. Certo. Comunque sia, Miyazaki Hayao era un animatore, però quando poi comincerà a lavorare tanto con Takahata Isao, si chiedeva, sì vabbè, ma se tanto poi le scene le imposto io, chi di noi è il regista? Originariamente il termine regista Kantoku non veniva usato nell'animazione. Ancora nei credits di Holz, il regista Takahata Isao non è creditato come Kantoku, è creditato come Enshutsuka, ovvero Ka, la persona che Enshutsu, che fa la messa in scena, Enshutsuka. Oggi come oggi nelle serie Enshutsu è considerata la regia dell'episodio, il Kantoku è considerato la regia e direzione generale. Per Evangelion hanno Hideaki e Kantoku, ogni episodio ha un suo Enshutsu, cioè persona che fa Enshutsu. No, questi sono i ruoli. Sta di fatto che poi quando esce Hulz, come dicevamo, il veterano tra i veri maestri di Miyazaki Hayao, Utsuka Yasuo, dice ho uno shock culturale, mi rendo conto che non potevo fare l'animatore. Miyazaki Hayao, essendo giovane e secondo me molto ambizioso, non riesce a fare questa rinunzia. Quindi si mette al seguito di Takahata Isao e ne sarà la mano disegnante. Allora, questa cosa è interessante perché noi sappiamo che si dice, ci sono state anche delle mostre internazionali, in Giappone non ne parliamo, che il segreto dello studio Ghibli sia che loro fanno i cosiddetti layout, ne abbiamo parlato, no? Tra, ovvero, uno stadio intermedio tra le conte, la sceneggiatura illustrata e i disegni principali. È come se tu prendi quei disegnini piccoli delle conte, li fai grandi come un disegno principale e gli disegni anche per fondale, proprio per far capire l'idea di quella scena. E anche a colori, spesso, da quello che ho visto. Questa è solo, secondo me, un vezzo che ha avuto Miyazaki Hayao a un certo punto, è compiacimento. Però la verità, secondo me, è che questo sistema è nato perché Takahata Isao non disegnava. E siccome Takahata Isao ha sempre tenuto molto alla coerenza, e soprattutto negli anime di un tempo, ma anche Evangelion, tu riconosci da episodio a episodio un Sakuga Kantoku, Sakan, direttore di animazione diverso, perché il suo stile influenza molto quel singolo episodio. Per esempio, l'episodio 1 di Evangelion è fatto da Suzuki Shinji, che era il Sakuga Kantoku principale di Nadia. Mm. Sono quei visi un po' più rotondi. L'episodio 2 è fatto da Honda Takeshi, che era l'enfant terrible ai tempi di Nadia, grande talento, però un po' più spigoloso. È anche quello che ha fatto tutte le illustrazioni principali dei Laserdisc, lo riconosci dalle mani, che sono ancora più ossute di quelle di Michelangelo, i visi un po' per punta. Poi lui farà l'altro, il secondo episodio realizzato da Honda Takeshi, è quello in cui arriva Asuka, ovvero l'episodio 8, Asuka poi lui farà l'episodio 19, che è l'episodio importantissimo, che è Otoko no Tatakai, il battaglia dell'uomo, quello dove arriva Zero Eru, no? L'apostolo, quello molto potente, dove c'è il risveglio dell'unità prima, e va su occhi. E lo riconosci Honda Takeshi. D'altro canto, un character designer che ha fatto alcuni episodi di Evangelion, un Sakuga Kantoku, che ha fatto molti episodi di Evangelion, poi ha fatto anche il character design per Utena, e Hasegawa Shinya, e lui ha uno stile molto personale. Poi l'episodio, se ben mi ricordo, 16, è fatto da Hasegawa Shinya, è assolutamente riconoscibile, tanto quanto l'episodio 9, Shinkan Kokoro Kasanete, quello del famoso attacco sincronizzato con la musica, no? E poi il modo in cui lui fa gli occhi è inconfondibile. E ce ne sono anche alcuni che si potrebbe a posteriori dire più bravi, meno bravi, no?
episodi disegnati meglio, disegnati peggio. Attaccata questa cosa non è mai andata a genio. Sfido chiunque a riconoscere il direttore delle animazioni di ogni episodio di Heidi. Cioè attaccata non andava bene questa cosa che fossero diversi, che cambiasse lo stile. Lui ha sempre avuto grande coerenza, l'ha sempre perseguita. Lui che non disegnava. Sì, sì, sì. Quindi, la sua visione era quella. Quindi schiavizzare Miyazaki è stata una cosa proficua. Essenzialmente Miyazaki ha fatto, potremmo dire, il layout per tutta la serie di Heidi. Cioè è una cosa mostruosa. Ecco, però cos'è che faceva di preciso? Perché su Wikipedia italiano c'è scritto che Miyazaki disegnava Heidi, però non penso che disegnasse lui effettivamente. Però così come su Halls aveva fatto l'impostazione delle scene che gli erano state affidate, ovvero aveva fatto il layout senza sapere cosa fosse che layout, si è inventato lui. E tu devi immaginare Takahata che parla con Miyazaki, e Takahata ha solo le parole per esprimersi, cioè non può farti un disegno. Takahata non faceva neanche uno schizzo per farti capire com'era Zero. Ah, e poi andando avanti molto molto schizzati facesse degli un po' di conto lui stesso. Però per esempio anche quando Takahata realizzerà il suo ultimo film, ovvero Kaguya, la pazzia, nel senso che da prima Takahata voleva che tutti i disegni principali fossero fatti da una sola persona, nella persona di Manabe Osamu. Ci sarebbero voluti 30 anni. No, 27, perché hanno fatto il calcolo, per Suzukito Tiro, e convincere Takahata che non era possibile, ha fatto il calcolo e ha detto, guarda, ho fatto il calcolo, ci vogliono 27 anni, tu sarai già morto, tutto sommato no. Allora, Takahata ha rinunciato, ma non prima che Suzukito Tiro gli offrisse un compromesso. Il compromesso è qualcosa di incredibile. Ma se tu pensi che Suzuki Toshiro è sicuramente a livello di produzione la persona più importante del mondo dell'animazione giapponese. Cioè Suzuki Toshiro può più o meno bussare ogni porta e ogni porta gli verrà aperta e può ottenere più o meno quello che vuole da chiunque. Cioè se Suzuki Toshiro ti chiede un favore tu non dici no. Tu dici sì, grazie, lei è troppo giusto signore. Allora, Kanga, che infatti se tu l'hai visto, lo ami, è molto coerente come disegno, perché tutto le conte è stato fatto da Tanabe Osamu, quello che Takahata voleva disegnasse tutto il film. Poi Suzuki è andato a picchiare alle porte dei più grandi animatori freelance del Giappone, molti dei quali erano ex Ghibli poi usciti, fuoriusciti, per ricalcare i disegni delle conte. Allora tu immagina che tu sei un autore affermato e devi ricalcare i disegni di un altro, cioè potenzialmente una cosa super umiliante. Scusa, io sono un autore io. Certo, è uno dei migliori. Esatto, è uno di tutti. Però la cosa bella è che, questo è su un libro, su un'intervista se mi ricordo, la cosa bella è che comunque Tadame Osamu è stato il sacco garantico principale del film. Quindi lui andava tutti i giorni a disegnare in studio. Takahata Esawa arrivava alle 5 di pomeriggio, sempre discendente di un tattico gigante, e diceva no, fa tutto schifo, e se ne andava. A quel punto, questo è scritto, nel senso non me lo sto inventando, a quel punto arrivava Miyazaki Hayao che spiegava a Tanabe cosa intendeva Takahata, cioè l'interpretazione autentica, e poi ogni giorno diceva, però non dire che te l'ho detto io. E cosa avrei dato per essere lì in un angolino nascosto a osservarli, ad ascoltarli? Dall'altro lato del muro, ascoltava, ah no, ma ti vedi, posso fare in realtà, quando ti ho detto questo fa schifo, non intendeva che fa schifo, e lui in realtà voleva... Però non dire che te lo peggio io. È veramente una storia incredibile. Comunque, questa coppia, questo duo, questa staffetta è andata avanti, come dicevamo quando parlavamo di Takahata Isao, per anni hanno fatto meravigliose opere insieme. Nota bene che, come dicevamo, prima di entrare alla Toei, Miyazaki Hayao aveva fatto alcuni manga, e anche dopo essere entrato alla Toei, perché il primo manga che ha fatto Miyazaki Hayao è il manga di Il gatto con gli stivali, il film della Toei. Lui lavorava come animatore e gli hanno assegnato, ah sì, visto che sai disegnare i manga, fai una versione manga così per bambini, pubblichiamo sul quotidiano per i bambini, tipo il Corriere. Sì. Una paginetta al mese, e non si fermava come Miyazaki Hayao, si fermava come produzione Toei. Questo accadeva, me lo sono appuntato, nel 1969, l'anno dopo Halls, l'anno dopo l'uscita di Halls, nel 69. Poi lui fa un suo fumetto personale, che si chiama Sabaku no Tami, come il Sabaku no Mao. Infatti era ispirato sicuramente a quel fumetto lì. Allora, Sabaku no Tami vuol dire la stirpe del deserto, la tribù del deserto. È già più serio. È molto, si riconosce un certo tipo di fumetto franco-belga, soprattutto dagli occhietti, come disegna.
lo firma sotto pseudonimo, se non mi sbaglio, Akitsuku Saburo, ben mi ricordo. Ok, questo è sempre nel 69. Poi nel 69 ancora pubblica, no, nel 71, chiedo scusa, Dobutsu Takarajima, ovvero l'isola del tesoro con gli animali, tra sempre quel film animato della Toei, un classico, perché Takarajima, l'isola del tesoro, Takara, tesoro, Jima, versione ricordizzata di Shima, Takarajima, l'isola del tesoro, ma era fatto con gli animali antropomorfi, quindi Dobutsu, animali, letteralmente cosa che si muove. Dopo Takarajima, questi sono gli animali, sono cose che si muovono, e questo è del 71. E nel frattempo lui sta lavorando con Takahata, ha lasciato la Toei, ha fatto Panda Co Panda, poi Haiji, poi inizia, lui vuole fare l'animatore, l'occasione di fare l'animatore gli arriva con Mirai Shonen Conan, no? Mirai Shonen Conan anno 78, quindi lui essenzialmente abbandona la barca di Akage no Ann, Ann dai capelli rossi, Ann per di carota, e si dedica a Conan. Tra l'altro è molto interessante perché era giovane, era ancora giovane. Su Conan lui chiama, lui regista, chiama come animatore anche quell'Otsuka Yasuo, che era il suo mentore di 10 anni più anziano. Ci sono delle storie bellissime del tipo, è presente nell'episodio 1 di Conan la scena in cui lui trova Lana svenuta sulla spiaggia e sta portando a spalle lo squalo, chiaramente è riuscito a cacciare, diciamo. Quindi giustamente si china con un cretino, Lana apre gli occhi, vede lo squalo, gli prende un colpo e risviene. Queste corse che ricordano molto il Pangolendo, e poi anche perché Otsuka Yasuo e Mr. Lupin animato, certo. Quell'episodio, come è stato da tanto, l'ha fatto Otsuka Yasuo, e Miyazaki Hayao gli ha fatto una colpa del fatto che secondo lui, secondo Miyazaki Hayao, Otsuka Yasuo, il direttore di animazione di quella scena, ha fatto che Conan alza Lana come si alza un vitello, dice, ma no, lo alza come un animale, no, la deve fare delicatamente come un angelo. Vabbè, ma Conan in realtà non conosceva le donne, non conosceva minimamente, quindi no. Però se, adesso ti dico una scena in cui Miyazaki Hayao stesso dice, sì, quella volta veramente esagerato, e ho lasciato i miei sentimenti trasparire troppo, è la scena in cui essenzialmente Conan ha le manette magnetiche ed è sott'acqua e c'è Lana che fa la spola facendogli la respirazione, sì, bocca a bocca, è una cosa super romantica, no? Cioè si stanno baciando ma non sembrano neanche baci. Quello mi dice che Hayao giovane 100%. Infatti lui dice, tipo, una volta esagerato, mi sono prendendo la mano. E dice, che ti fa questo ragazzo di specchio di ragazzo? E c'è anziano. Certo. Anche un'esperienza bella. E quindi, giustamente, oltre che gli assumo, fa con che tira sull'ana come se fosse un peso, no? E invece mi dice che Hayao, no, doveva tirarla su come se fosse un uccellino. Però questo ci fa capire come la personalità degli animatori influenzi l'animazione, perché l'animazione è un modo di espressione in cui il movimento influenza le cose. Per esempio Miyazaki Hayao era fissato, è fissato, che il modo in cui corrono i personaggi è espressione della loro personalità. Infatti lui diceva che gli piaceva come Kurosawa Akira fa correre i samurai, perché sembrano delle persone tutte scomposte, non sono eleganti. Però lui è proprio animatore in questo senso. Nel senso, lui vuole caratterizzare le sue creazioni col movimento. Potremmo fare infiniti esempi in tutti i film di Miyazaki Hayao. Mi viene in mente In Pugno, c'è una scena in cui Sosuke scende le scale, ma siccome Sosuke è un bambino piccolo, i bambini piccoli hanno le gambe corte, quindi non riescono a scendere le scale gradino per gradino. Fa un gradino, due passi, un gradino, due passi, un gradino, due passi. È tipico di un bambino. Sì, spesso però si aiutano anche con le braccia, anche negli anime, a scendere. Ma magari una cosa che io e te non presteremo attenzione perché non siamo animatori, io di sicuro no. Oppure, cioè, si vede proprio quel gusto dell'animazione anche in Sento Chihiro, il modo in cui sono tremule le gambe di Chihiro, che è una bambina, quindi ha quelle gambette un po' a stecchino, poi tipico di Ando Masashi, che è l'animatore che ha fatto la scena in cui Chihiro va da Kamaji per la prima volta, no? Sembra quasi fatta di, non dico di gomma, però instabile sulle sue gambe. Sì, fragile. Quando Masashi è proprio il suo tipico stile. Queste cose secondo me sono molto interessanti per chi si interessa di lui. Comunque Miyazaki fa Conan ha un buon successo. Tra l'altro stavamo arrivando
all'epoca dell'anime boom, quindi la fantascienza cominciava a serpeggiare nel mondo dell'animazione. Tu capisci che Conan, anche se non è Nausicaa, cioè Nausicaa che verrà nell'84 in pieno anime boom, post-apocalittico, il soldato titano, bla 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 bla, però Conan non è neanche Heidi, Conan non è neanche Akage no An. Si vede in qualche modo che la sensibilità di un pubblico più giovane sta bussando alle porte, no? Ok, Conan ha un buon riscontro. Nel frattempo Miyazaki e Takahata avevano servito come regia sulla prima e la seconda serie di Lupin. E essenzialmente quello era il sogno di Otsuka Yasuo. Inizialmente Lupin, poi l'inizio della prima serie era stato fatto molto più simile al manga, andò malissimo, quindi Otsuka Yasuo disperato chiamò i suoi colleghi più giovani, entrambi, Takahata e Miyazaki, per cercare di dare un'altra, come posso dire, impronta. Per ammorbidirlo anche un po', perché il manga di Lupin all'epoca era molto crudo. Io ho firmato con i loro nomi perché si vergognava, perché sembrava una cosa troppo scollacciata. Certo, certo. Anche molto violento sul manga rispetto alla TV, diciamo. Infatti, quando Miyazaki Hayao gli viene assegnata la regia del secondo lungometraggio di Lupin, ovvero Il Castello di Cagliostro, il primo era Lupin il clone, Lupin Tocron. In italiano si chiama in un altro modo, forse la maledizione di Kumon. Potrebbe essere, che non è affatto male anche quello, comunque sì. No, però quella, essenzialmente Miyazaki fa il suo Lupin, cioè né il castello di Cagliostro non è Lupin. Certo. Il Lupin Miyazaki lo uccide a frecciate, perché se tu ti ricordi il flashback, quando essenzialmente Lupin, che è stato ferito, racconta come mai conosceva già Cagliostro, la storia di Cagliostro, lo racconta ai suoi amici, racconta la sua giovinezza, e quello che vediamo nella giovinezza è il vero Lupin, ovvero un mio casino con le bellone pettorute a fianco, la lingua di fuori. Poi il flashback, lui che sta scappando, come Diabolik, ti ricordi, praticamente come il pilota, e viene accoppato alla schiena. Nel flashback lui viene essenzialmente ucciso a frecciate, cade nell'acqua, poi si risveglia dalle braccia della bambina Clarisse come Odisseo con Nausicaa, poi dici Nausicaa, quella scena è praticamente l'Odissea. La presente quando Odisseo arriva ignudo e Nausicaa è così pura che neanche si sgomenta, mentre le serve sì, lei invece gli dà le vesti. Nel caso di Lupin, Lupin rinasce con un bicchiere d'acqua che gli viene dato dalla bambina Clarisse del Cagliostro. E da lì è un essere etico che non sarà mai nel manga, però il Lupin di Miyazaki è un essere etico che essenzialmente ma sì, ruba per hobby, però in realtà vuol fare del bene, non so come. Sì, sì, è quasi un rubare molto romanticizzato. Ma totalmente romanticizzato, anche perché poi alla fine Lupin essenzialmente è bellissimo, perché né il castello di Cagliostro, che l'unica cosa di Lupin che mi piaccia, perché come dice Otsuka Yasuo non è Lupin, essenzialmente sono tutte brave persone. Sì, sì. Anche un personaggio che è un po' una macchietta nella storia originale, ovvero Zenigata, ma in Cagliostro è un uomo tutto d'un pezzo, di sanissimi principi e ideali, che anzi, quando la politica corrotta lo vorrebbe tacitare, lui è pronto ad allearsi persino con Fujiko, perché i suoi ideali sono etici, no? C'è una scena bellissima in cui essenzialmente Fujiko di improvviso a cameraman per fare una questione veramente da streaming in diretta, legare le mani ai potenti della politica. Facciamo vedere in diretta a tutto il mondo che questa di passare non potranno insabbiarlo. Tra l'altro c'è quella scena bellissima che qualcuno sta accoppando il cameraman alle spalle e Fujiko ammazza con una pistolettata tipo nonchalance. Ma se noi vediamo i due episodi che fece Miyazaki Hayao nella seconda serie di Lupin, della giacca rossa, tra l'altro c'è un litigio infinito tra Lupin e Monkey Punch, perché Monkey Punch sostiene che la giacca più giusta per Lupin sia quella rossa, Miyazaki Hayao sostiene che sia quella verde. Cose grosse, come puoi capire. Però ci sono due episodi di Lupin, la seconda serie, giacca rossa, che Miyazaki Hayao ha fatto tutto, praticamente ha fatto tutto lui. Sono praticamente dei mediometraggi, dei cortometraggi di fase cinematografica. E nel primo c'è essenzialmente quello che si chiama Albatros, l'ala di morte. Ci sono praticamente tutti gli elementi che torneranno nella produzione successiva di Miyazaki Hayao, tra cui
quell'ingegnere che poi sarà, allora, in Lupin era una specie di industriale tedesco collezionista nato, che rapisce Fujiko, poi diventa il buon ingegnere dei pirati del cielo in Laputa. No, no. Poi diventa anche Eggman di Sonic. Vero. Infatti chi ha giocato Sonic 2 ed è riuscito a prendere Hyper Sonic sa che l'ultimo boss che si può vedere solo se si è Hyper Sonic è essenzialmente un robot con le fantezze di quell'ingegnere, un po' come la come si chiamava la moth dei pirati di Laputa, la nave dei pirati di Laputa, stessa cosa, perché come dicevamo l'altro giorno sono soprattutto i creativi che seguono con grande attenzione tutto il mondo dell'animazione, no? Certo, l'animatore. Certo. Comunque Lupin, il castello di Cagliostro, va male. Cioè, a livello di riscontro di pubblico non furoreggia, ottiene premi, viene molto applaudito dagli addetti ai lavori, vince il premio Fuji, se non mi sbaglio, però era già vecchio. Cioè, come atmosfera, era già un film d'avventura troppo favolistico, sì, col castello antico e poi sotto le rovine. Come dire, sì, cioè, quando ero piccolino a me sembrava un film di Indiana Jones, cioè mi sembrava una via di mezzo tra il Tempio Maledetto, io, cioè, mi piaceva davanti. Però in un Giappone in cui l'animazione furoreggiava Yamato, Gundam, ovviamente profumava di vecchio, di antico, e quindi Miyazaki Hayao, come dicevamo, viene un po' messo da parte. Dovremmo aspettare Santo Suzuki. In quel periodo Miyazaki Hayao prova tante cose, fa tanti progetti, molti vengono messi nel cassetto. Io poi, se vuoi, ti darò anche delle immagini se vorrei mettere nel montaggio. Certo. Allora, nel 1980 Miyazaki Hayao fa un racconto illustrato. Il racconto illustrato si chiama Mononoke Hime. Non c'entra niente con Mononoke Hime il film. Ok. Essenzialmente il protagonista, che si chiama Mononoke veramente questa volta, è questo gatto selvatico gigantesco. Perché il gatto selvatico, dai, Yamaneko Todonguri, il gatto selvatico, le ghiande, contro il Miyazawa Kenji, che Miyazaki aveva letto da bambino, si era figurato che fosse gigantesco, non lo è. Allora lui immaginò un Mononoke, una specie di demone, con le fattezze di un gatto selvatico. E lui, siccome aveva la fissazione di quelli che si chiamano in giapponese Chambara, ovvero storie di samurai, Jidai Geki di tipo Chambara, lui vuole fare il suo Chambara. Perché lui era fissato che gli unici decenti erano quelli di Kurosawa, esatto. Non erano tutti elegantoni, erano più gentaglia, più dal punto di vista di Miyazaki Hayao, e lui voleva fare una cosa così. Ovviamente ci ha messo elementi fantasy, di fantasia. Allora lui ha preso, non so se tu conosci la storia del Nanso Satomi Hacking, è un romanzo di Malaba King, in cui essenzialmente, questa cosa fa super ridere, quando me ne sono reso conto non ci volevo che, in cui essenzialmente c'è un capo clan, Satomi Yoshizane, se ben mi ricordo, che siccome sta perdendo e la sua cittadella è sotto assedio dal nemico Anzai Kagetsura, se ben ricordo, così, quasi pazzia, dice al suo cane: ah, ma se tu mi fai vincere questa guerra, io ti do in sposa mia figlia. Il cane diventa un Inugami, non tradurrò, perché sennò poi e come Inugami realizza la divinità cane, esatto, quindi poi prende in moglie la figlia Fuse, di me, la principessa Fuse, e da questa unione nasceranno 8 Ha Ken Den, 8 essenzialmente la leggenda degli 8 cani, solo che sono esseri umani, hanno tutti Inu nel cognome, perché Inu vuol dire cane. Nella versione miyazakiana c'è questo signore feudale, diremmo così, che è morente, quindi promette a questo Mononoke, che è questo gattone gigantesco: ah, se tu mi fai vincere, io ti do una delle mie figlie. Fatto fatto, lui torna al suo castello posseduto, in realtà, e sovverte le sorti della guerra, poi Mononoke torna a prendersi una delle figlie. Ovviamente, dico ovviamente perché è un classico, un topos. Le prime due sono cretine, brutte, frivole. Quella piccoletta che è la bambina e quella brava, che vuole bene al padre. Quindi Mononoke si prende quella piccoletta, che è la terza, quindi San. Però lei è vestita di bianco e verde, come Sen. Però questa cosa fa ancora più ridere. Questo canovaccio del fatto che c'è un anziano re con tre figlie e solo la terza è devota al padre, le prime due sono
Ti ricorda niente? È una cosa che si vede spessissimo in tantissimi anime e manga. Per esempio Ranma. Esatto. In realtà Kasumi era bravissima, però la più brava io tendo a Kamiya, era l'unica che faceva a calare come il padre. Però in realtà io penso che una delle prime manifestazioni di questo topos sia King Lear di Shakespeare. Certo. Forse ti ricorderai come si chiama la piccoletta di King Lear, quella brava? No, non mi ricordo. Si chiama, e infatti io pensavo, a Miyazaki, che ne sa? Perché poi lui, quando ha fatto Mononoke Hime il film, se la menava tantissimo con Shakespeare. Diceva che Boshi era come Lady Macbeth, diceva che nella scena di Okkotonushi morente, in qualche modo, è come l'anziano re Lear che vede... Era un Miyazaki, che ne sa? Quando ho capito, se lo incontrerò glielo dirò, perché tu hai presente la prima puntata di Hakage no Anima? Mm-hmm. Takahata ha fatto la versione animata. Quando Han, nel libro come nella versione animata, viene tra virgolette adottata, che poi diranno non la rifiutiamo, poi la prendono, però viene adottata, le chiedono come ti chiami e lei dice Cordelia. E gli dicono, ma ti chiami veramente Cordelia? E lei, no, però poi è bellissimo essere chiamata Cordelia. Cordelia è il nome della terza figlia di Elia. Quindi probabilmente è sempre tutto mischiato. Ogni volta io ho trovato un aspetto, questa cosa sembra brutta, però secondo me è onesta, ogni volta che ho trovato un aspetto seriamente culturale nella produzione di Miyazaki Hayao, poi dopo un po' ho scoperto che veniva adottata. Per esempio, Le vent se lève, il faut tenter de vivre, è un verso della poesia Le cimetière marin di Paul Valéry. E mi chiedevo, ma Miyazaki, che ne sa di Paul Valéry? Poi, questo era quello che ha dato le mosse al film Si alza il vento, no? Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Poi, nei contenuti speciali di Yamada, che quindi è molto prima, c'era Takahata che citava altre opere di Paul Valéry, perché lui ha studiato letteratura francese. Era super appassionato. O forse l'aveva colpito nei suoi studi, come può accadere, tu studi quello che devi studiare, però magari sei colpito da qualcosa, quello ti ricordi. Chiaro. È assolutamente normale. Però interessante. Comunque poi Santo Suzuki, come è conosciuto, come dicevamo l'altra volta, Takahata e Miyazaki, fa fare Nausicaa a Miyazaki, di questo ne abbiamo parlato, e Nausicaa ha grande successo. Nausicaa in qualche modo tiene a battesimo anche il giovane animatore Anno Hideaki. Ci sono molte buffi racconti tra Anno Hideaki e Miyazaki. In realtà per molti versi sono anche simili, però secondo me. Però c'è chiaramente una generazione di differenza. Tipo Anno Hideaki che dice, ah, ma Miyazaki non mangia, si nutre. Sembra che stia ricaricando le pile. Io mi dicevo Anno Hideaki, che era uno che non aveva un posto per dormire, dormiva nello studio della Top Craft. Cioè Anno Hideaki arriva perché Suzuki aveva pubblicato su Animation, di cui era caporedattore, un annuncio pubblico per animatori per fare Nausicaa. Perché erano a corto, allora, di animatori, da quello che sapevo. Presenta con il Daikon 4, che aveva fatto, per un esempio di quello che so fare. Miyazaki, ok, sei assunto, inizia domani. Anno Hideaki, che veniva da Osaka, fino a Tokyo, e dice, no, veramente domani non posso, c'ho solo questo senso. Ah, come? Non puoi iniziare da domani? E studiava ancora, tra l'altro, Anno. No, questo che avesse già mollato. Ah, ok. Era solo teoricamente universitario. Ma domani lavori? Ah no, vado a prendere le mutande. No, ma te ne compri qui. Poi ovviamente Anno non ha un posto letto, dorme sotto la sua scrivania di animatore e mangia con Miyazaki, perché ovviamente non è che fanno a mangiare, comprano delle cose e tornano a mangiare nello studio di animazione. E Anno Hideaki è con te, ma lui mangiava con la metà del tempo mio. E quando aveva finito diceva, ma stai ancora mangiando? Cosa aspetta? Quanto tempo vuoi prendere? È buffa questa cosa, perché spesse volte, soprattutto le persone più giovani, pensano che il mondo dell'animazione sia un mondo super gioioso, super creativo, tipo Pixar, quelli che vanno in monopattino da un dipartimento, ma che una stanzetta e i disegni cosparsi di sudore, lacrime e sangue. Sai che c'era lo spettacolo, prima che esistesse lo streaming, Suzuki Toshio aveva un programma radiofonico. Si chiama Asamami dei Tibri, biblico sparso di sudore. E comunque ha un grande successo Nausicaa. Miyazaki dice basta, non faccio più regista, ho anche guadagnato un po' di tintini. Però poi, causa, come dicevamo l'altro giorno, Takahata è obbligato a fare un altro film, quindi fanno L'Aputa. Idea di Takahata, ma non realizzazione di Takahata, fondano lo studio Ghibli. Viene fondato nel 1985
Ricordiamo perché Takata non si era presentato al momento della firma. Ma anche l'idea l'ha buttata lì, non come un progetto, nel senso, ma in questi casi uno non se lo fa da solo lo studio. Sì, è una cosa riparatoria per il fatto che avesse sperperato tutti i soldi di Miyazaki. L'Akita ha un buon successo, non tanto quanto Nausicaa, E quindi lo studio Ghibli inizia come quella che si chiamerebbe oggi una startup. E tale resta, nel senso che il modello di business dello studio Ghibli è: non facciamo uno studio di animazione per cui, per mantenere il quale, dobbiamo fare dei film. Noi facciamo un film per fare il quale ci serve uno studio di animazione, l'inverso. Quindi poi arriviamo a quello che stavamo dicendo, ovvero Totoro e la tomba delle lucciole. Perché siamo arrivati all'83 in cui esce L'Hobbit. Discreto successino, era anche quello un film un po' antico, nonostante tutto, dichiaratamente indirizzato a bambini di 8 anni. Nel progetto c'è scritto, lo può leggere chiunque. C'è anche la motivazione, perché Miyazaki Hayao nel Kikaku progetto, che è un documento che il regista fa per farsi produrre il film, lo studio è il suo, quindi, però comunque lo rediceva, c'è scritto perché quella è l'età in cui lo sviluppo cerebrale del fanciullo è completo. Quindi, ok, infatti c'è una storia, anzi c'è pure troppa, anche perché quell'anime, film, nasce da un progetto per serie animata che Miyazaki Hayao aveva lasciato alla NHK, che poi diventerà Nadia, esatto. E proprio molte cose simili, nel senso, no? A partire dalla pietra stessa. La pietra, ma anche il fatto che Shita, in qualche modo, così come Nadia, è la principessa di una perduta civiltà. Essenzialmente, mentre Nadia, e il soggetto che Miyazaki Hayao aveva lasciato, era basato su 20.000 leghe sotto i mari, i Gilberto, L'Hobbit è basato su uno degli episodi dei viaggi di Lemuel Gulliver, Jack O'Mother, ovvero L'Hobbit è uno dei regni che visita Gulliver nei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Infatti è per questo che si pronuncia L'Hobbit, non L'Hobbit, perché il referente è l'inglese. Ovviamente Jonathan Swift dà quel nome a quell'isola pensando al significato in spagnolo, perché Swift era molto sarcastico. Solo che lui lo pronuncia in inglese, quindi non è la puta, come sarebbe stato in spagnolo, ma è la piuta in inglese. Quindi a questo punto lo studio Ghibli c'è, non dico che è in granale, soprattutto c'è Suzuki, e Miyazaki Hayao voleva fare tanto questo Totoro. Voleva fare Totoro, e in realtà anche Takata Isao, perché fin da quando, questo è anche interessante, fin da quando loro fecero Heidi, e ti ricordo che per Miyazaki Hayao quello è il capolavoro di Takahata, del periodo più felice della sua vita, la sua schiavitù. Però dice che il grande rammarico di entrambi era non poterlo ambientare in Giappone. Cioè, loro l'avevano dovuto ambientare in Europa, tratto da un romanzo europeo, perché quello era lo spirito del tempo in Giappone, un'animazione. Ciò che piaceva era l'esotico, l'occidentale, l'europeo. E ne parlavano il giovane Miyazaki e il giovane Takahata, ne parlavano. Quindi, quando Miyazaki voleva fare Totoro, la risposta era: ma nessuno in Giappone sarà interessato a un cartone animato ambientato nel Giappone degli anni 50 in campagna. Ma chi la vuole vedere un'animazione così? Perché non sei Ozu Yasujiro, è un regista culto che può fare Tokyo Mono. Sì. Tu fai cartoni animati. Infatti, guarda, quando esce, se tu, forse su YouTube c'è ancora, se tu guardi il trailer di L'Hobbit, non è chiamato anime, è chiamato manga Eva, ancora L'Hobbit, film a cartoni, dai Boke, una grande avventura, manga Eva. Allora cosa succede? Succede che era l'anime boom, siamo arrivati dopo la metà degli anni 80, abbiamo detto che L'Hobbit è uscito nell'86, quindi c'erano molte aziende che volevano tuffarsi in questo nuovo mercato. Sì, sembrava un business redditizio. Era un momento, poi ne parleremo, perché questo è anche il momento in cui nasce la Gainax, era un momento in cui sembrava che bastasse fare... Hai presente quando in Italia bastava che stampavi un disco e vendevi vinili e bene o male i soldi li facevi? In Giappone era così. C'era stato il boom dei videoregistratori, un'emancipazione, gli OVA. Sembrava, in quel momento, sembrava la gallina dalle uova d'oro. Sembrava che tu potevi fare cose sperimentali, potevi vendere di tutto, in TV, al cinema, in videocassette. Ed è anche il momento in cui, bene o male, prende piede il termine otaku, se non ricordo male, poi... Sì,
perché ovviamente c'era questo boom. C'era questo boom non più di bambini che guardavano i cartoni animati, ma di young adults, come si direbbe oggi, che guardavano ancora i cartoni animati. Ne parleremo forse la prossima volta, quando poi parliamo di Gainax, dell'anime boom, e anche un po' di Tomino no Yoshi. Comunque, Suzuki riceve, dato che comunque i due film che avevano fatto, Nausicaa e Laputa, erano di alta qualità, riceve una richiesta da una casa editrice di libri importante, più importante della Tokumatsu Ten. A quei tempi Suzuki lavorava ancora per Tokumatsu Ten, era ancora il capo redattore di Animage. Ok, arriva la Shinchosha, che è una casa editrice più colta, e anche loro volevano tuffarsi nel mondo dell'animazione. Suzuki non aspettava altro. Quindi, sai come si dice, buttare 9 per fare 8, una cosa del genere? Allora, quindi loro non vogliono produrmi, Tokumatsu Ten non vuole produrmi il film di Miyazaki, Totoro. Allora facciamo che, non faccio un film, faccio fare due mediometraggi insieme, in proiezione abbinata, come si diceva, cioè un biglietto due film, però due mediometraggi, Shinchosha produce La tomba delle lucciole, perché Shinchosha era l'editore di Aki Yukinosaka, che ha pubblicato in Giappone La tomba delle lucciole, che era un libro molto colto, che aveva vinto premi letterari. Tokuma produce Tonari no Totoro, e li facciamo uscire insieme. Ok, tutti d'accordo? No, ovviamente colto, La tomba delle lucciole l'ho fatta Takahata. Miyazaki fa il suo Tonari no Totoro, è molto bello perché nei contenuti speciali sono proprio messi a parallelo le interviste a questi due registi. È incredibile vedere la differenza delle persone, nel senso che c'è Takahata che gli chiedo la stessa domanda, ma tipo le interviste doppie. Ah, regista Takahata, come mai lei ha voluto fare questo film? E Takahata, secondo me questa storia poteva essere portata in un film solo con l'animazione, perché i visi dei bambini nella guerra erano diversi, le espressioni erano diverse, e quindi solo con questo pseudo surrealismo che è l'animazione si poteva fare questa storia, e io penso che il pubblico l'accetterà. Stacco questa domanda a Miyazaki, perché quando ero piccolo ho letto un libro di favole dove c'era un gatto sepatico, io pensavo fosse piccolo, che fosse grande, ma ho scoperto che non esistono, però in Giappone non esistono, in Giappone sono così. La cosa interessante è che ovviamente Suzuki ha fatto questo progetto perfetto. Ovviamente a Takahata non gliene importava niente. Takahata di fare un film, lui vuole fare il suo film. Quindi quello che doveva essere un mediometraggio incomincia ad allungarsi. Ovviamente Miyazaki è in competizione, non vorrà essere meno. Certo. Quindi anche l'altro incomincia ad allungarsi. Alla fine sono diventati con un unico biglietto due film di 2 ore di ciascuno, tragicamente in perdita. Per di più, diciamo, con due film al cinema sembra sono pagato uno. Per di più, Takahata non ha finito il suo film. Strano. No, ma veramente non ha finito il suo film. Cioè, nel senso che chi è andato al cinema a vedere con un solo biglietto entrambi i film, Totoro era finito. Alcune scene della tomba delle lucciole c'era la sceneggiatura aperta montata. Questa non la sapevo. È bellissimo, perché per fare ciò comunque Suzuki ha dovuto convincere Takahata, cioè ha dovuto comunque avere il suo benestare per far uscire un film completo. Certo. Anche perché diciamo il nome di Takahata è stato ancora una volta marchiato dal fatto che quello è un regista che non ha consegnato, e quando lui dovette convincere ciò è il motivo per cui sappiamo che Takahata era sposato, perché Suzuki racconta che gli telefonò a casa per avere un appuntamento in una caffetteria e risposa la moglie. E mi pare che Suzuki racconta che lui andò in quella caffetteria puntuale e Takahata non c'era. Allora lui aspettate, dopo mezz'ora non c'era. Allora lui aspettate, dopo un'ora non c'era. Allora lui aspettate, dopo 2 ore Takahata è arrivato. È arrivato dicendo, ci ho pensato. Ah, perché anche Paul Grimaud, quando fece La Bergère e la Ramoneur, non lo riuscì a finire, poi la produzione lo pubblicò incompleto, ma poi c'è stata una causa e il tribunale francese ha sancito che era diritto del produttore, quindi poi. Però questa cosa è bellissima, perché onestamente in un mondo come quello giapponese di produzione, dubito che se non ci fosse stato Miyazaki Hayao, qualcuno avrebbe mai più prodotto un film di Takahata. Forse già da prima, anche, probabilmente, anche da prima di questo, forse. Ma prima è andato Suzuki, come vedi.
quel doppio film, che poi sarà il vero successo in tutto. Allora, diciamo che quel doppio film, se tu ci pensi, siamo nell'88. Tra l'altro io ho fatto un piccolo evento a Lucca, quando facevamo questo evento in cui abbiamo proiettato con la T-Red Tonalino Totoro, e io feci vedere, prima di Tonalino Totoro, i contenuti speciali. Perché? Perché i contenuti speciali in realtà erano dei piccoli contributi televisivi che i giapponesi avevano visto prima dell'uscita del film, sai quando stai promozionando un film. Allora ho detto, ok, siamo dentro un cinema, è tutto buio, facciamo che l'88, facciamo che per queste 3 ore dentro questo cinema siamo nel 1988. La vera contestualizzazione, proprio. Un ambiente isolato, come capsula del tempo, cerchiamo di vedere il film come è stato visto ai tempi. E fu un esperimento molto interessante. Tra l'altro, al cinema, quando tu nell'88 andavi in Giappone a vedere questi due film, non sapevi in che ordine li vedevi. E hanno proprio gli autori hanno molto registrato una differenza a seconda dell'ordine con cui venivano visti. Di come uscivano le persone fuori dal cinema, eh? Sì, precisamente. Ma hanno anche, questo è molto interessante, no? Soprattutto sulla tomba delle lucciole hanno registrato, a seconda delle generazioni del pubblico, un completamente opposto concetto nei confronti del protagonista Seita. Nel senso che quando uscì il film nell'88, tutti i giovani, diciamo, non dico bambini come Seita, giovani, dicevano Seita poverino. Certo. Tutte le persone adulte anziane dicevano colpa di Seita, Seita colpa. Anche questo interessa. Sì, che ovviamente è un discorso abbiamo già affrontato questo discorso, tra l'altro, della diversa percezione di Seita in base anche a come è scritto il romanzo, dove viene più colpevolizzato, tra l'altro. Invece nel primo adattamento italiano sembrava quasi che questa colpevolizzazione sua non ci fosse per niente. Ma io non penso che venga proprio colpa loro. No, che però non venga trattato come il povero bambino vittima degli eventi. Allora, il romanzo è ragione, perché il romanzo è comunque semi-autobiografico. E dico semi perché la sorella è morta, lui no. Quindi è ovvio che l'autore avesse, diciamo, un senso di colpa. E altresì possibile che avesse scritto quel romanzo anche con un desiderio di espiazione, no? Secondo me Takahata era stato, alla sua maniera, molto equidistante. Quindi te lo faccio vedere. Ti metto in scena questa storia, poi giudica tu. E da questo punto di vista è un successo il fatto che, a seconda della generazione del pubblico, ci fossero giudizi completamente contrastanti. Perché vuol dire che il regista non aveva influenzato il giudizio sul protagonista. Se non sarebbero stati tutti concordi. Certo. Comunque sia, questi due film, al cinema, dei due se ne ripagano uno, quindi perdita tragica. Però, ancora una volta, mostrano la qualità che questo studio riesce a produrre. Sia a livello di qualità colta, La tomba delle lucciole, sia a livello di qualità animatoria, fantastica. E poi succede un altro piccolo miracolo. Siamo nell'88. Ma poi succede un altro piccolo miracolo perché si vuole fare un altro film, perché c'è un altro grande sponsor. Lo sponsor è l'azienda di trasporti privati più grande del Giappone. Si chiama Kuroneko Yamato. Letteralmente Yamato Gatto Nero. Kuroneko Yamato. Il simbolo è una gatta che porta in bocca il gattino. E si vuole trasporre l'animazione un romanzo per bambine giapponese dell'autrice Kadono Eiko, e il romanzo si chiama Majo no Takyubin. Ma tu devi immaginare, letteralmente vuol dire le consegne espresse della strega. Tu devi immaginare però che Takyubin, letteralmente, è il nome commerciale di un prodotto della Kuroneko Yamato. Cioè, se io ti dico consegne espresso, in giapponese si dice Takuhaibin. Takyubin è come se ti dicessi posta cenere. Sì, sì, posta cenere è il nome proprio di un prodotto di Poste Italiane. Certo. Non è consegna espresso, è posta cenere. È un servizio specifico, come dire, pacco ordinario, pacco cenere. Sì, esatto, sì, sì, sì. È come se dicessi i pacchi ceneri della strega. Ovviamente tu devi chiedere i diritti. Già il romanzo si chiamava così, si vuole fare l'edizione, la versione animata. Miyazaki Hayao non sarebbe il regista designato era un altro. Il regista designato era un regista più giovane di Miyazaki Hayao, che aveva collaborato con Miyazaki Hayao da giovanissimo, già ai tempi di quel Meitan Tei Holmes, il grande detective Holmes fatto mezzo per la Rai italiana. E questo giovane regista si chiamava Katabuchi Sunao, quello che poi farà Mai Mai Shinko, Tosennen no Mahou, Mai Mai Shinko Giribizzo, la magia mille.
e con Osekai Okatsu Mini in quest'angolo di mondo. Quindi iniziano a sviluppare questo progetto e poi Miyazaki dice no, non va bene, lo faccio tutto io. Però la cosa bella è che Katabushi Sunao non è che allora me ne vado a sbattere la porta, no, no, resta a fare l'aiuto regista, cioè con tutto che gli era stata tolta la regia, lui resta come aiuto regista. Questa cosa è bellissima, fa capire tutto anche di Katabushi Sunao. Cioè, era un ammiratore di Miyazaki lui già all'epoca, magari. Poi lui è una persona molto colta, lui insegna arte all'università, quindi è una persona che ha degli interessi veramente colti, e secondo me era un grande stimatore di Miyazaki Hayao. Ha buon diritto, perché Miyazaki Hayao, se parliamo di disegno, è un grande artista, quindi se tu sei un appassionato di arte, wow. E quindi viene fatto questo film, Majo Takyubin, Le consegne espresse della strega. Tra l'altro il titolo secondo me è fighissimo, perché da noi si chiama Kiki consegna a domicilio, che secondo me non vuol dire niente. L'avrò già detto questa cosa. Mentre invece Le consegne espresse della strega, secondo me è un titolo potentissimo, perché ha un elemento completamente mondano, Le consegne espresse. Oggi più che mai c'è Amazon, tutti noi sappiamo cosa sono Le consegne espresse. E poi c'è un elemento fantastico, la strega. In questo conflitto semantico, c'è qualcosa, secondo me, in che senso Le consegne espresse della strega? È come se dicessi Le pizze margherita della strega. Cioè, non è né tutto magico né tutto mondano, è un contrasto, no? E quindi è figo. Vabbè, comunque sì, è bello, perché questo magari lo metterai quando monterai. È presente la locandina? Sì. Nella locandina mi immagino Takyubin, cioè lei che si annoia sul bancone della panetteria, che se ti piace è fighissimo, perché tu stai mettendo una strega, quindi dovrebbe essere tutto figo, tutto soprannaturale, e c'è una bambina che si annoia. E lo slogan del film era... benché sia stata anche depressa, io sto bene. Stiamo parlando di strega e c'è la parola depressa, o circonda depressa. È come dire, se tu pensi a tutte le cose che hanno a che fare con la magia, in genere vogliono presentarti qualcosa di sensazionale. Mentre invece quella locandina era la banalità. Sì, sì. E ti dirò di più, il primo progetto, c'è lo schizzo in un libro, è stato bocciato a Miyazaki, probabilmente gli avranno detto tu sei pazzo, e lui gli ha detto, ovviamente con quella specie di vestito da strega, la palandrana, quindi copertissima, però la banalità della banalità, una persona che fa pipì e si sta annoiando a strega. Tra l'altro secondo me la locandina di Majo Takyubin è una delle cose più belle che abbia mai fatto Miyazaki io, perché nel riflesso del vetro tu vedi che fuori c'è la vita, tipo le persone che camminano sulla strada, e lei si sta annoiando. È geniale, secondo me. E infatti quel film è un successo incredibile. Io non so perché, lessi su alcuni blog italiani, ah sì, un film minore, ma cosa state dicendo? Quello è il film che ha a tutti gli effetti lanciato lo studio Ghibli in Giappone. Cioè fino a prima, il nome di Miyazaki Hayao in Giappone era conosciuto solo dagli appassionati di animazione. Sì, sì. La maggior parte dei giapponesi lo chiamavano Miyazaki Shun, perché il kanji con cui si scrive Hayao si può leggere anche Shun, è della lettura più comune. Majo Takyubin è stato il grande boom, e con i guadagni di Majo Takyubin Miyazaki Hayao ha fatto due cose. Ecco, ha creato la sede dello studio Ghibli, ha comprato la terra, ha fatto il palazzo. La seconda, ha realizzato il suo sogno di ex dipendente Toei, ha assunto gli animatori. Fino a Majo Takyubin, gli animatori dello studio Ghibli non erano assunti, erano a progetto. Però il sogno di Miyazaki Hayao, da, tra virgolette, vecchio socialista, era quello di poter assumere gli animatori per dargli quella stabilità che gli permettesse di crescere artisticamente. Era anche il sindacalista alla Toei Doga, giusto? Sì, assolutamente sì, ai tempi del Lampo, come si chiamava in Giappone. E poi, la terza cosa, ha prodotto un film di Takate Isao. Ovviamente. E questo film è qualcosa di incredibile, perché in quel film Miyazaki Hayao ha fatto il producer per Takate Isao. E secondo me questa è la ragione perché quel film è stato l'unico film di Takate Isao che non è uscito in ritardo. È uscito in ritardo, non in ritardo, perché il producer, come dicevamo, non è è il produttore esecutivo, è quello che sprona tutti, che dà le scalette. Quindi penso che Miyazaki Hayao, come producer di Omoti de Poro Poro, già li ricordi, avrà massacrato tutti. Anche perché Miyazaki Hayao ha in mente i suoi standard. Per farti capire, hai presente che in Totoro
C'è una scena in cui Satsuki dice una cattiveria a Mei, Mei si mette a piangere e sarà poi la ragione per cui Mei scappa con la pastrocchia, perché sbaglia a dire pannocchia, dalla mamma. Quella scena originariamente non c'è. Quella scena è stata aggiunta perché Suzuki Toshio andò da Miyazaki Hayao e gli disse: ma guarda, hai, ho letto le conte, la sceneggiatura di Sada, fantastico, ma questa bambina, questa Satsuki, ma che si fa forza, praticamente fa la madre per la sorella, ma pure per il ma non sarà un po' troppo perfetta? E Miyazaki, perché? Perché manca una bambina su un milione. Non ce n'è nessuna così. E Miyazaki, no, uno c'era. Di chi? Io. Perché si stava riferendo a lui stesso quello che faceva con sua madre malata. Poi ovviamente Miyazaki ha deciso che Suzuki aveva ragione e ha aggiunto quella scena, andando poi da Suzuki dicendo: ecco, vedi, l'ho fatta piangere, sei contento? Ma vorrei capire com'era prima a quel punto, perché quella è la scena che dà il via a tutta la parte finale. Non lo so, naturalmente questo non è stato dichiarato, quindi non lo so, non è mai stato pubblicato le conte in versione primigenia. Magari la bambina scappava solo perché le mancava la mamma, magari era uguale, però è famosa la battuta: ecco, l'ho fatta piangere, sei contento? Però sicuramente questo rende anche più umana. Certo. Sì, no? Effettivamente prima era una bambina molto molto ideale. C'è un'altra cosa vera: non sappiamo chi sia il regista di cui parlava Miyazaki Hayao, però è noto che in un certo momento c'è stato un progetto di trarre un film da un fumettino di due pagine che si chiama Miyazaki Hayao. In questo fumettino di due pagine, adesso tu potresti divertirti a dirmi tutte queste stesse idee dove saltano fuori, perché tutte tornano. Essenzialmente è la storia di una famiglia di soldati di aspetto suino, tedeschi nella seconda guerra mondiale, che decidono di disertare perché non vogliono fare la guerra. E quindi questi vivono dentro il loro gigantesco carro armato e sono tutti capeggiati da questo papà che ha la forma di maiale. Poi c'è questo fumettino, ce l'ho. Poi a un certo punto lui rapisce questa ragazzina e la mette nella torretta e la corteggia. Le regala un fiore di carta. Però la ragazzina lo rifiuta. E vengono inseguiti dal fidanzatino di questa ragazza, che poi fa saltare in aria il carro armato e vi sorride. Però Miyazaki non voleva fare il regista, anche perché aveva cambiato la sceneggiatura e alla fine stavano insieme la ragazzina. Allora lo affidò a un'altra regista. E l'altra regista diceva: no, ma non ha senso. Nel senso che, ma neanche un maiale su un milione si metterebbe a corteggiare questa ragazzina. Ovviamente, essendo preda di guerra, probabilmente la violenterebbe la prima notte. E Miyazaki rispondeva: ma a me interessa solo quel maiale su un milione. Poi non se ne fece niente. Non è mai stato detto chi era questo regista, io ho una mia idea, è storia. Comunque sì, Miyazaki è sempre stato molto fantasy, molto idealista proprio in se stesso. Per esempio, quando uscì Totoro, lui, voglio dire, Totoro è un film molto ideale. Nel senso, glielo dicevano in Giappone, eh? Cioè è sempre stato criticato Miyazaki per questo, dalla stampa giapponese. E a un certo punto lui si sbottò e fece questa intervista in cui disse: sì, lo so che i miei personaggi sono tutti ideali, tutti buoni, tutti bravi, ma io non so fare altro. Se avessi dovuto fare Totoro realistico, probabilmente ci sarebbero state queste due bambine senza mamma che andavano in campagna e trovavano questa vecchia cigna che gli diceva: non toccate le mie verdure! E loro piangevano e piangevano, ma questo sarebbe stato un film di Takahata. Non gli sai io! Il che la dice lunga anche su la, come posso dire, la concezione che Miyazaki aveva di se stesso, molto onesta. Lui diceva: il mio compito è quello di fare delle storie ideali che possano in qualche modo consolare i bambini dalle durezze della vita reale. Ha sempre detto questa cosa, infatti lui si è sempre considerato un narratore per l'infanzia, tant'è che, se ti ricordi, in Nel regno dei sogni della follia, quando c'è la sua assistente di produzione per Strazza il Vento, soprannome Sankichi, che gli chiede: ma perché alla fine di Kiki Gigi non parla? Se Kiki ha acquistato i suoi poteri magici, perché alla fine Gigi non parla? E ovviamente non è che Miyazaki le dia una risposta logica, eh? Cioè, no, perché cosa doveva dire? È proprio burbero, no? Però non è un'intervista, in quella stessa ripresa lui dichiara che Porco Rosso è un film stupido. Ma lui intende stupido perché intende non è un film per bambini, è un film fatto per sollazzarmi. Vabbè, quindi non è un film serio, è un film. Quando uscì, Miyazaki ebbe molto successo. Allora, un certo tipo di appassionato di animazione in Giappone incominciò a mandare lettere ad Image chiedendo: ma perché il regista Miyazaki non fa più film di pura azione, di puro divertimento?
E lui rispose, dice, perché non posso più fare film di puro divertimento? Però poi ha fatto Porco Rosso. Però Porco Rosso doveva essere un cortometraggio per la JAL, la linea di bandiera di aerei giapponesi. Quindi doveva essere un divertissimo, tant'è che Porco Rosso è tratto da un breve manga che Miyazaki pubblicava come divertissimo, la rivista di modellismo. Il manga si chiama Hipoteci dai, l'epoca degli idola, e la rivista di modellismo è Model Graphics, se ben mi ricordo. Perché lui, come Miyazaki, è il tipo di persona che quando sta lavorando troppo, per staccare la spina fa un altro lavoro. Quando viene il blocco, faccio un altro lavoro. Essenzialmente è molto compulsivo nel suo disegnare, lui disegna come io e te speriamo. Sì, senso. Esatto, che magari per lui è una cosa così naturale, che poi diventa un lavoro forse alla fine. Quello è il genio di Suzuki. E a tutti gli effetti, secondo me, Miyazaki, soprattutto quando ha fatto Ponyo, ha fatto anche molta autocritica, perché nella figura del padre di Ponyo, Fujimoto, sembra molto una persona ritirata, ma anche Miyazaki è molto uno che si è ritirato a disegnare i suoi mondi ideali nel suo studio di animazione, fondato da lui, a sue immagini stilizzate. C'è anche molta autocritica. Comunque il grande punto di svolta per lo Ghibli è stato Ghibli. E poi lo studio Ghibli era abbastanza consacrato in Giappone. Per aspettare il punto di svolta successivo, dovevamo aspettare la principessa Mononoke Hime. E lì forse si è pentito su. Perché dopo aver fatto Porco Rosso anche è andato bene, Suzuki andò da Miyazaki e gli disse, parole testuali, tu dicevi sempre che volevi fare, ti ricordi, un film Chambara, un film con i samurai, però guarda che stai diventando vecchio, quindi forse poi non avrai più l'energia per farlo. Allora lui dice, ok, allora lo faccio adesso. Mai forzettato. A Miyazaki verrà prima un grande blocco. Quello è anche il periodo in cui Miyazaki ha finito il fumetto di Nausicaa. È stato, secondo me, un momento in cui lui era molto maturato. Lui ha un grande blocco che riuscirà a superare solo facendo quel cortometraggio video musicale ogni arma, in cui lui sembra proprio congedarsi da Nausicaa, no? E poi riscrive da capo tutto quanto. Comunque diventa un progetto così grande che si dice che se fosse andato male sarebbe fallito lo Studio Ghibli e tutta la Tokuma Shotei Impresso. Allora Suzuki ha il bisogno di far sì che questo film non solo sia un successo, sia un evento nazionale. Per fare ciò, come estrema promozione, si inventa di farlo distribuire dalla Disney in America. Ci riesce. E quindi Miyazaki viene consacrato, Mononoke Hime viene consacrato come il film che ha fatto grande l'animazione giapponese nella patria di Walt Disney. Quindi profeta in patria, no? E da quel punto di vista è stato il definitivo punto di svolta che ha consacrato Miyazaki come autore in patria, soprattutto. Più ancora che certo, anche all'estero. All'estero è stato l'inizio. E in patria è stato il punto di svolta. Cioè, perché in patria riconoscevano il fatto che lui fosse finalmente apprezzato all'estero, quindi di rimando. Ma è anche una questione, tra virgolette, si potrebbe dire persino nazionalistica. Tu sei colui che ha fatto apprezzare la nostra nazione all'estero. Quindi noi te lo dobbiamo. Noi dobbiamo riconoscere la tua grandezza, perché la tua grandezza ha fatto grande la nostra nazione. È una cosa tipicamente giapponese. Si dice che i giapponesi, per consacrarsi in patria, si devono consacrare prima all'estero, poi tornare in patria. Perché è comunque una nazione che è un'isola. Gli isolani lo sanno che fuori dall'isola c'è il mondo. Cioè, sono isolani, diplomati. Però questa cosa è, secondo me, molto molto interessante. Io, se tu sei d'accordo, per oggi mi fermerei qui, ovvero a quella che è stata la consacrazione dello Studio Ghibli. Anche perché poi, quando parleremo di Gainax, dobbiamo tornare indietro all'anime boom, magari arrivandoci da Tomino.